5 o 6 zone, e mi sono percepito che nella maggioranza con questa posizione non abbiamo mai fatto un teatrino del genere, con un popolo per una commissione temporanea che poi secondo me è stata gestita anche in maniera, ovviamente vedendo da parte un po' di quel partito, ma bene, è scandaloso che un presidente di commissione attacchi un capogruppo e attacchi il presidente di commissione a questa maggioranza, perché devono spiegare le ragioni politiche perché questa commissione sia ancora approvata. Cioè, vedete quanto la pochezza politica avete al vostro cervello? Vedete conto? Scusate, ma voi non, il brain non sapete neanche, vi lamentate di interventi baldeschi da parte dell'opposizione, che a quelle volte ci sono, non è nego, magari portate la roba, voi fate un brain di attenti politica, fanno veramente paura e siete puerili. Cioè, la pochezza, la consistenza politica che avete fa paura, io ho paura a sentire queste parole, perché siete quelli che poi dovete governare la zona e comunicare ancora più avanti. Grazie. Sono due cose veloci. La prima è che la doppiezza non è di certo nella mia persona, in quanto non ho mai detto una cosa che mi faccio un'altra. Ma credo che sia nel chi ha fatto questa affermazione, quindi è evidente la non capacità di dare delle risposte. La seconda è che non ci sono 8 presidenti di commissione PMZ nelle altre 8 zone riferite alla Fondazione Comunista, ma nelle altre zone sono di vari partiti e la commissione PMZ è stata sciolta, e questo è quello che io ho sempre sostenuto, che la PMZ nelle altre zone è stata sciolta all'interno di altre 1/2 o 3 commissioni che hanno, non lo dico io, basta andare a vedere, c'è solo una zona che ha ancora la PMZ. Andate a vedere zona per zona e vedrete che la PMZ non esiste più da nessuna parte, no? Quindi voglio dire, prima di dire che ci sono 8 presidenze dei consigli di zona della PMZ e carica di fondazione, neanche questa la sicurezza della Fondazione Comunista è una falsità, che come lei è abituato ormai capogruppo di Canò dal 2006 a oggi, ma è la sua dote questa. Oh, la io no. Credo che lei stia farmicando. Le comari. Volevo sottolineare che è importante la continuità, almeno per quest'anno, perché è stato la prova a gara d'appalto, davvero gestione. Conosco bene il progetto, il mio progetto, perché ho parlato insieme con il presidente, con Tracchi e il presidente del CSI. Quindi quest'anno è importante monitorare costantemente l'attività che svolgerà l'associazione. Monitorare soprattutto una persona che ha seguito fin dall'inizio tutto il loro svolgere della poi comunque io non ho potuto convocare in questo frattempo le commissioni PMZ perché il esercizio congelato fino a che non finisse l'iter della gara d'appalto, quindi sono congelate le commissioni e ad ottobre riprenderanno le commissioni che a giugno ricomunterò di nuovo l'associazione in audizione per monitorare, per sentire quello che stanno facendo nei CASM e nel CAD di zona. Grazie. Consigliere La Terza, presidente del capogruppo La Terza. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la commissione PMZ, io devo dire il merito del presidente Santoiemma che ci ha dato l'occasione di visitare i due CAM che ci sono in zona. È stata una delle prime volte in cui ci si è resi conto
di come i CAM funzionano, però mi è dispiaciuto tanto, e io ho palesato questo mio dispiacere, che è sfociato nella delibera che ha portato al bando che ogni zona ha emesso proprio relativamente ai CAM, ai CA, ai CAG e ai centri anziani, in cui io continuo ancora a provare il mio profondo disappunto per la leggerezza con cui abbiamo dato l'ok ad un bando. E vi ricordate benissimo qua, perché avevo anche chiesto il ritiro, perché in commissione non si era neanche pronunciata la formula magica del a maggioranza delibera, per cui mi dispiace, ma si è iniziati bene, ma si è andati avanti malissimo da questo punto di vista, l'ho detto e lo ripeto. Mi dispiace soltanto che in questo gioco venga ad essere fatto un gioco di, ma come sottolineava bene De Lorenzo, insomma, di falso potere, di una lotta intestina. Mi dispiace di questo, perché noi dovremmo avere, diciamo, dovremmo cercare di lavorare meglio per la zona. Per cui io non so se al posto della presidente Santoiemma ci fosse stata qualche altra persona di un'altra corrente politica, ad esempio, se gli sarebbe stato possibile ricevere i dati, non so se vi ricordate, no? Avevamo chiesto i dati di dettaglio delle spese dei CAM. Questo, non so, magari è da rivolgere anche alla presidente di zona, al direttore di settore. Cioè, ma non vi sembra assurdo che noi abbiamo lavorato, no, abbiamo emesso un bando e non abbiamo mai visto le spese di dettaglio dei CAM, dei CAG, dei centri anziani? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma eliminiamola proprio la PMZ, cioè è una buffonata. Se noi non riusciamo a vedere le spese di una cosa che andiamo a gestire, cosa gestiamo? Le belle intenzioni, cioè le iniziative che ci propone ogni associazione, sono tutte belle le iniziative. Se però poi nei fatti non andiamo a vedere come le cose funzionano dietro, diventa una presa per i fondelli. Quindi mi dispiace anche per lo sfogo che sto avendo, però cioè, a che senso ha questa PMZ? Ce la possiamo raccontare? Come è intenzione di lavorare per il futuro? Ci sono altri interventi, allora io ho la richiesta di voti per parti separati, quindi voteremo in tal senso. Per quanto riguarda invece la votazione segreta, do la parola al direttore di settore, dottor Seris, per la spiegazione del caso. Allora, devo ricordare che le votazioni sono palesi, eccetto quelle che concernono le persone. Quando si intende per votazioni che concernono le persone, ci si riferisce alle valutazioni che attengono all'apprezzamento e alla qualità dei comportamenti delle persone. Richiamo però al regolamento del decentramento territoriale, che è molto chiaro nel dire che le nomine delle commissioni istruttorie sono aperte al pubblico. Dopo la terza. Per dichiarazione di voto, il Movimento 5 Stelle credo sia asserrata ogni punto di questa delibera. Allora, mettiamo in votazione la richiesta di rinnovo della commissione istruttoria. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 22, contrari 5, assenti 10, approvato. Mettiamo in votazione la conferma della Presidente Santoiemma. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 27, contrari 0, assenti 5, approvato. Mettiamo in votazione infine la nomina dei componenti effettivi della commissione con istituzionale regionale. Siamo in fase di votazione.
Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 26, contrari 0, 77, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Siamo in fase di votazione della delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 20, contrari 0, assenti 5, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguita. Sono in fase di votazione dell'immediata esibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 20, contrari 0, assenti 5, è respinto. Quindi più grande si fa tra 15 giorni. Non si potrà convocare la commissione, quindi i commissari non potranno partecipare alla commissione. Sarà la commissione per 15 giorni. Prima di 15 giorni. Consigliere Pellegrini? No, consigliere relativa alla prorogazione del buono scuola regionale, la parola al primo firmatario. Adesso che la legge regionale numero 1 del 5 gennaio 2000 ha introdotto il buono scuola, premesso che da detto contributo alle scuole delle spese sostenute dalle famiglie per la scuola, per i libri, per le messe, per i viaggi di istruzione, per l'arricchimento formativo e per le attività integrative e destrutturalizzate. Permesso che la franchigia per l'esclusione delle spese suscitate restava in campo per l'ottenimento del contributo solo diretto per la frequentazione delle scuole paritarie. Permesso che tra il 2001 e il 2009 la Regione Lombardia è arrivata quasi 400 milioni di euro per le famiglie e gli studenti delle scuole paritarie. In pratica l'80% di tutte le risorse destinate al diritto allo studio, nonostante le tessute scuole fossero frequentate solo dal 9% degli studenti. Premesso che, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, gli studenti delle scuole pubbliche sono stati pressoché esclusi per legge. Il buono scuola oggi si chiama dote per la libera scelta ed è accessibile solamente agli studenti delle scuole paritarie. Premesso che, negli anni trascorsi dall'introduzione della legge gennaio 2000, fra le famiglie beneficiarie dei buoni scuola, il 75% aveva un reddito complessivo tra i 30.000 e i 190.000 euro annui. Considerato che il buono scuola oggi, rinominato le dote per la libertà di scelta, rappresenta un chiaro ed evidente strumento di aggiramento dell'articolo 33 della Costituzione, laddove vieta il finanziamento pubblico diretto alle scuole paritarie. Considerato altresì che, proprio in virtù del citato articolo 33 della Costituzione, le risorse pubbliche sufficienti a soddisfare questi bisogni prioritari delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado devono essere integralmente destinate a queste ultime, ai loro studenti e alle loro famiglie. Il Consiglio di Zona 9 delibera 1. Di invitare il nuovo governo della regione e tutti i consiglieri regionali a disporre l'immediata abrogazione della dote per la libertà di scelta. Consiglio di Zona 9 delibera 2. Di invitare il nuovo governo della regione e tutti i consiglieri regionali a destinare i relativi stanziamenti a misure di sostegno del diritto allo studio indirizzate alle famiglie degli alunni e degli studenti che frequentano le scuole pubbliche. Consiglio di Zona 9 delibera, punto 3, di disporre che l'ufficio comunale preposto invia al presidente della regione, agli assessori e consiglieri regionali presente atto. Grazie. Sì, era piano, no?
Intervieni un attimo per favore, scusate, ho un problema tecnico. Consigliere Luzzi. Grazie, Presidente, scusate. No, ho una domanda. Grazie, Presidente. Ma se ci fosse il vuoto di Santo Manzoni, direi che questa missione è una prova da sventura. Perché? Sventura perché ci obbliga a dedicare il nostro tempo, come è capitato spesso alle mozioni presentate dal consigliere Tucci, di temi che nulla concernono con quelle che sono le competenze della zona. Noi sappiamo che la stazione è piena di problemi, della sicurezza, del decoro, dei furti, dei negozianti che non riescono a tirare a fine mese, delle famiglie, del programma abitativo, e noi dobbiamo occuparci di questo tema, quindi sventura. In più, come ha detto giustamente il premesso, riguarda un tema che vige dal 2000 fino a 13 anni e il presidente Tucci lo presenta con carattere di urgenza, quindi si capisce subito la strumentalità di un documento del genere. Già questo basterebbe per dire che questa mozione, la richiesta che vada ritirata, io chiedo proprio la richiesta che faccio che venga ritirata, proprio per rispetto dei consiglieri che sono qui, perché noi dobbiamo dedicare del tempo a una cosa che nulla ha a che fare con le nostre competenze. Già per questo non andrebbe neanche discusso, andrebbe ritirato. Però ho detto anche Provida, perché nonostante questo inutile perdere il tempo, però dà la possibilità di porre l'attenzione su un tema come quello della libertà di educazione, che è fondamentale per il nostro paese. Allora cercherò, stando sul tema e alla richiesta del consigliere Tucci, di cercare di esprimere, non dal punto di vista, ma dal punto di vista della legge, quella che è il sistema attuale del buono scuola. Allora, innanzitutto vedo, rispondo da quanto viene utilizzato nella mozione, vedo che si parla con termini di scuole pubbliche come opposte a scuole paritarie. Questo è il primo errore, perché? Come sicuramente il consigliere Tucci sa, scuole pubbliche e scuole paritarie non sono due termini che sono in contrapposizione, perché pubbliche riguarda il fatto che il servizio viene offerto a tutti, e questo può essere sia da parte di scuole statali sia da parte di scuole paritarie private, ma non lo dico io, ma lì c'è la legge che lei conoscerà sicuramente, la legge 62 del 2000, che è la famosa legge Berlinguer, che dice che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto l'articolo 33, secondo il comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Quindi il sistema pubblico di istruzione è composto da scuole statali e scuole paritarie private. Quindi il servizio che viene reso anche dalle scuole paritarie private è un servizio pubblico. Quindi questo è il primo errore che viene concesso, che viene fatto. Chiaramente le scuole paritarie poi devono poi rispettare alcuni requisiti previsti da questa legge, che non vado a leggere. La scuola quindi è pubblica per il servizio educativo che offre e perché rispetta alcune requisiti. Secondo, viene detto, da detto contributo erano escluse e spesso tutte le famiglie per i trasporti, per i libri, per le mense, per i vecchi istruzioni, per l'arricchimento formativo, eccetera. Falso. Falso. Viene detto una cosa falsa. Proprio una cosa falsa. Basta semplicemente leggere al Comune di Milano la nuova legge che riguarda la dote scuola, e dice: la dote scuola per gli studenti delle scuole elementari e superiori è formata da due componenti comunali, sostegno al reddito e merito. Sostegno al reddito è stato un contributo economico sotto forma di voucher che agevola le famiglie nelle spese connesse all'acquisto del materiale scolastico, quali libri, mensa, trasporti, cancelleria, eccetera, eccetera. Seconda palla, No, lasci parlare, lasci parlare, le più pesanti e le non mi fermo adesso, ho detto parlo, capito? Stai molto calma, lei mi lasci di trattare, capito? Fammi l'intanto qua. Perché qua è troppo facile. No, è troppo facile, interrompere questo. La prego io, lei stai molto calma, lasci parlare.
parlare. Ma certo parlare. Non è una parlaccia, ho detto parla, non è una parlaccia. Terzo punto che viene detto, falso. Dice che il buono scuola rappresenta un chiaro e evidente strumento di aggiramento dell'articolo 33 della Costituzione. Da dove viene la finanziazione del pubblico diretto alle scuole paritarie. Questa è una cosa falsa, perché bisogna capire innanzitutto cosa si intende quando si dice onere. Io voglio mandare onere per lo Stato, perché è sicurissimo che l'articolo 33, così voglio vedere se cosa c'è. Dice che i privati non devono istituire scuole, istituti di educazione senza onere per lo Stato. Ma cos'è un onere per lo Stato? Un onere è un aggravio per lo Stato. Ma se noi prendiamo i dati forniti dal MIUR, cioè il ministro di istruzione, noi sappiamo che quanto costa la scuola pubblica in Italia, le scuole statali, quindi le scuole statali e le scuole paritarie. Sappiamo che innanzitutto il numero di studenti che vanno alle scuole statali per un tempo di dollaro. Grazie. Il numero di studenti delle scuole statali sono circa 8 milioni, mentre le scuole paritarie sono poco più di 1 milione. La spesa per il totale dello Stato per le scuole statali è 57,6 miliardi di euro, mentre le scuole paritarie sono 511 milioni. Non vi faccio, anzi faccio anche nel dettaglio per ogni tipo di livello di istruzione. La spesa solo per studenti, per le materne, è 6 milioni e 116 euro per le scuole statali, mentre per le scuole paritarie è 554 euro. La spesa dello Stato per le scuole statali primarie è 7 milioni e 366 euro. Per le scuole paritarie è 866 euro. Per le scuole medie lo Stato spende per studente, per le scuole statali, 7.688 euro. 7.678 euro. Per le scuole paritarie 106 euro. Per le scuole superiori, delle scuole statali, lo Stato spende 8.108 euro, mentre per le scuole paritarie spende 51 euro. Ecco, noi sappiamo che grazie alle scuole paritarie risparmio per lo Stato di 5.974 euro studente, cioè circa 6,3 miliardi. La mozione è importante. Per cui, guardando i dati, non guardando quella che è l'ideologia di chi pensa le cose, per guardare come sono in atto, lo Stato risparmia, quindi questo non è un onere per lo Stato, quindi questo dare soldi alle famiglie che vogliono andare con i figli alle scuole paritarie è un investimento per lo Stato, è un grandissimo risparmio. Declinandolo poi, gli stessi risparmi si vedono proporzionalmente anche quanto riguarda la regione Lombardia. Ora, il sistema della regione Lombardia, come voi sapete, è la modalità di sostenere uno studente che va alle scuole, una famiglia che vuole andare uno studente alle scuole paritarie. È modulata, il livello di buon scuola che posso dare è modulato in base a quelli che sono i requisiti ISE, quindi è parametrato a quelli che sono i redditi della famiglia. Questo significa che ovviamente ci possono essere delle accortezze riguardo al livello di finanziamento che possono essere per le famiglie, a certi parametri che vengono utilizzati, ma è uno strumento assolutamente fondamentale che viene utilizzato per aiutare le famiglie a essere libere di mandare il proprio figlio a educarlo secondo le proprie aspirazioni e secondo quello che non è più stata la costruzione, perché noi parliamo sempre dell'articolo 33, ma non parliamo dell'articolo 34 e tutti gli altri articoli che parlano di libertà di educazione dei propri figli. E il buono scuola è anche la possibilità per famiglie come quella dove sono stato io, dove sono cresciuto io, e famiglie normali, medie, di 100.000, di essere liberi di mandare i figli dove meglio credono. Per cui la richiesta di abrogare, per qua non sto dicendo di rimodulare, se non sbaglio male, consigliere di cucina, diciamo di abrogare il buono scuola, cioè di eliminarlo, non dice di rimodularlo. Proprio, ma proprio è assolutamente una scelta classista, cioè che vuole assolutamente avvantaggiare le famiglie ricche, perché togliendo questa possibilità, questo buono scuola, tu in realtà rendi libero solamente che ricco può invece di spendere soldi per mandare i figli e istruirli come meglio crede, che povero invece deve mandarli obbligato per problemi di carattere economico. Quindi anch'io, i miei figli, visto che non sono una persona ricca, se non c'è buono scuola sarò costretto a mandarli dove posso mandarli, cioè nella scuola statale, e non sono libero. Quindi violiamo quello che è un principio della Costituzione, la libertà di educazione. Quindi io non volevo entrare in questa discussione di merito, ma l'ho voluto fare per
per amore della verità e per l'amore che ho rispetto a quelli che sono i valori a cui sono stato educato e i valori in cui credo. E anche perché spero in un futuro di poter essere libero di mandare e educare i figli dove meglio credo. Consigliere De Lorenzo. Sì, solamente un paio di puntualizzazioni tecnico-politiche. La famosa legge 62 del 2000, del 10 marzo, è stata fatta da un certo onorevole Berlinguer, che non certo era un democristiano, tutto che fuori pensasse di essere il centro. E recita l'articolo 9, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali paritarie, già definito d'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per rinforzare da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse e sconti di pari importo eventualmente differenziato per ordine di grado di istruzione con decreto, quindi questo è già un passo in avanti di finanziamento delle scuole. Nel bellissimo sito del Comune di Milano, che mi faccio questa legge, che cos'è la tua scuola? La tua scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia sotto forma di voucher, spendibile presso il registro convenzionato e scuole accreditate, rivolto agli studenti residenti della Regione Lombardia. La tua scuola è un istituto creato dalla Regione Lombardia che racchiude in sé tutti i contributi regionali che sino al 2008, quindi si è dato che dal 2000 al 2008, la legge del 2008 hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione, vecchia borsa di studio e vecchio contributo di libri di testo. Quindi vuol dire che la legge dal 2000 al 2008 ha detto una cosa, nel 2008 è stata fatta un'altra legge, la giunta, dicevo andava bene quello che ho detto, ma mettiamo in maniera diversa, nel famoso articolo 33 della Costituzione, l'arte e la scienza sono liberi del pensiero e dell'insegnamento, la Repubblica detta il nome generale di istruzione e istituisce scuole statali e grandi enti privati al fine di tutelare scuole di istruzione senza oneri per lo Stato. Vediamo un attimo, la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono parità deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equivalente a quello delle scuole statali. Negli atti dell'Assemblea Costituente si legge l'interpretazione data per firma del senatore Corbino al senza oneri per lo Stato, virgolettato, l'espressione si riferisce esclusivamente al momento della fondazione della scuola, di una scuola, non a quando svolge un servizio pubblico, cioè il privato cittadino non può chiedere soldi allo Stato per aprire una scuola, ma quando la scuola funziona e di fatto fa risparmiare lo Stato, le cose cambiano. Quindi questo è un'altra postilla diversa dall'interpretazione dell'articolo 3 della Poi, che chiudo, requisiti per chiedere buona scuola dalle... io sono un po' anziano. Per le scuole statali, allora, la dote scuola precedente scuole statali elementari, medie e superiori è formata da due componenti cumulabili, come diceva benissimo il mio collega Iluzzi, sostenimento e di metro, quindi vuol dire che anche gli statali possono chiedere un bonus scuola. Però la famiglia lo studente residente in Lombardia, questo è normale. Lo studente deve frequentare scuole primarie, ex elementari, secondarie primo grado, ex medie, secondarie secondo grado, ex superiore, ubicate nel territorio regionale o in regioni confinanti, a condizione che lo stesso rientri quotidianamente nella propria residenza. La famiglia deve essere in possesso di una certificazione ISE non superiore ai 15.458 euro. Lo studente, per poter beneficiare della scuola, deve avere l'età massima di 21 anni. Vediamo. Valore del contributo, quindi il contributo lo prendo anche chi fa le scuole statali, fa i miei nipoti, viene assegnato un bonus su forma di ticket di valore fisso in relazione alla fascia ISE di appartenenza della scuola. Ok,
da 0 a 5.000 euro, per la scuola primaria 110 euro, secondaria 190 euro, terziaria 290 euro, da 5.000 a 8.000, 90, 150, 230, da 8.000 a 12.000, 70, 120, 180, da 12.000 a 15.000, 48, 60, 90, 148. Quindi non vedo sinceramente dov'è un problema discriminante sul relativo dote scuola. Capogruppo della terza. Grazie vicepresidente. E io volevo avanzare una richiesta a chi ha presentato la mozione. Allora, premettendo che l'argomento mi vede, diciamo, favorevole a un'eliminazione di quelli che sono i buono scuola, però mi rendo anche conto che la mia è un'impressione approssimativa, anche se in linea di principio sono del parere che negli ultimi anni la scuola pubblica ha perso sempre più la solidità che già lamentavamo anni fa, però è andata sempre peggiorando, per cui qualcosa non va proprio nel sistema scolastico. Quello che chiedo al proponente è di ritirare la mozione e di farsi magari promotore, visto che sono argomenti che riguardano la regione o il Parlamento, quindi di lasciare che i consiglieri regionali e nazionali se ne occupino. Grazie. Consigliere Grazie, vicepresidente. Oh, bene. Gentile colleghi, gentili colleghi, devo fare una premessa prima di tutto. Chi mi conosce sa benissimo il mio percorso di studi, solo ed esclusivamente scuole pubbliche. Punto. La legge regionale 19/2007, in particolare l'articolo 8, interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie, prevede l'attribuzione da parte della regione di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, stabilendo che gli interventi vengano definiti dalla giunta regionale. Questa legge ha quindi l'obiettivo generale di garantire la libertà di scelta delle famiglie e il diritto allo studio di ciascun individuo, sostenere le famiglie nelle spese relative alla frequenza scolastica, premiare il merito e l'eccellenza, alleviare i costi aggiuntivi sostenuti dagli studenti disabili che frequentano le scuole paritarie, favorire la semplificazione e l'efficienza dell'azione amministrativa e la tempestività nell'erogazione dei finanziamenti. Fatta la dovuta premessa e venendo alla mozione in discussione, questa non ci trova d'accordo, poiché il buono scuola è uno strumento fondamentale e indispensabile in favore delle famiglie del territorio lombardo. Infatti, esso garantisce il diritto ad oltre 50.000 studenti all'anno di poter frequentare scuole paritarie, mentre ogni caso è anche statale, come già detto dai colleghi precedentemente, grazie ad un contributo regionale che funge da sostegno al reddito. Tale contributo, offerto solo agli studenti con ISEE familiari inferiori ai 30.000 euro, aiuta chi è più in difficoltà ad accedere ad un'istruzione di qualità, anche non statale, salvaguardando fondamentalmente i dettami dei commi 3 e 4 dell'articolo 34 della Costituzione. Qua un inciso, questo è il contributo, l'altro è il sostegno al reddito, che invece è più incisivo ed è un pochino più cospicuo, che è a 15.000 euro di ISEE. Comunque, tornando all'articolo 34 della Costituzione, commi 3 e 4, il terzo comma dice: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Il quarto dice, sul quarto comma, la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegna alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Sempre rimanendo nell'ambito normativo, fa riferimento all'articolo 33 della Costituzione errato, poiché questo contributo finanziario non viene erogato alla scuola che fornisce il servizio, bensì al libero cittadino che decide dove iscrivere il proprio figlio e nel caso di reddito non sufficiente la Regione interviene facendo riferimento proprio ai commi 3 e 4 dell'articolo 34 appena citati.
Per quanto concerne invece le borse di denaro pubblico regionale, va precisato, visto che la mozione di trattazione fa riferimento solo ai dati tra il 2000 e il 2009, che negli ultimi tre anni la componente buono scuola all'interno del sistema dote ha visto un forte contenimento, passando dai seppur pochi 50 milioni a quasi la sua metà. Infatti sono meno di 30 per quest'anno probabilmente. Va ricordato altresì come questo strumento è fortemente conveniente per le casse comunali, e questo l'hanno già detto precedentemente i miei colleghi. Infatti, dati del 2009 del MIUR, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, si evince risparmiando di oltre 6 miliardi di euro per l'erario. In sostanza, lo Stato ogni alunno di scuola paritaria costa annualmente 584 euro per la scuola dell'infanzia, 866 euro nella primaria, 106 nella secondaria di primo livello, di primo grado, 51 nella secondaria di secondo grado. Sono cifre interessanti se paragonate al costo annuale di un singolo alunno di scuola statale. La spesa per studenti delle istituzioni scolastiche pubbliche, sempre nel 2009, si attesta intorno ai 6.635 euro. Vabbè, poi ci sono ovviamente tutti i dati, 6.351 per la scuola primaria e quasi 7.000 per la secondaria. No, ancora 50 secondi. Ancora 50 secondi, Presidente. Ci porta avanti. E ne riprendo altrimenti. A conto di fatti, dunque, l'esistenza delle scuole paritarie garantisce allo Stato un risparmio annuo di oltre 6 miliardi di euro, che è quanto spenderebbe se tutti gli alunni che la frequentano passerebbero alla scuola statale. Passassero, sì, scusate, era scritto giusto, ha fatto perdere il filo. Prima delle conclusioni merita una menzione la libertà di scelta che questo strumento garantisce, Presidente Tucci. Infatti, fino ad adesso mi sono limitato a denunciare testi normativi o principi economici. Mi pare giusto ricordare che il buono scuola permette a tutti i cittadini, come già detto, soprattutto alle classi sociali meno abbienti, la possibilità di scegliere quale scuola far frequentare al proprio figlio. Dettaglio non poco importante per chi crede nella libertà di scelta. Finisco, in conclusione, questa mozione è sicuramente incompleta, fuorviante, datata, che omette dettagli piuttosto rilevanti e che non tiene conto degli ultimi sviluppi della normativa regionale ed è ricca di inesattezze. Grazie. Capogruppo in seduta. Grazie mille, Vicepresidente. Ma innanzitutto ringrazio tutti per il contributo, credo, costruttivo che hanno voluto dare alla discussione di questa mozione. Come Partito Democratico presentiamo un emendamento che mira a cambiare il dispositivo rispetto alla delibera del Consiglio di zona. Facciamo un emendamento che poi si traduce in due paragrafi, che si attiene al programma per il quale il centro-sinistra si è presentato, purtroppo perdendo, alle elezioni regionali con il candidato Ambrosoli, quindi attingendo dal programma per il quale ci siamo presentati agli elettori. Perché sono vere alcune cose che sono state dette dall'opposizione, ma è altrettanto vero che in questi anni abbiamo assistito ad un utilizzo del buono scuola che non ha mirato solamente a garantire la libertà di scelta, ma ha mirato purtroppo, con un range troppo ampio rispetto proprio alle dichiarazioni ISEE, a agevolare anche chi in realtà se lo potrebbe permettere autonomamente con le proprie finanze, visto il reddito cospicuo che ha, a essere aiutato quando appunto non ne avrebbe avuto bisogno. Perciò, senza farla troppo lunga, l'emendamento recita così: si chiede di sostituire il dispositivo della delibera con il seguente testo: il Consiglio di zona 9 delibera di chiedere al sindaco Giuliano Pisapia, all'assessore all'educazione e all'istruzione Francesco Cappelli, di invitare la nuova giunta Maroni e il Consiglio regionale, garantendo la partecipazione delle forze d'opposizione, a rivedere con urgenza il sistema dote scuola che, così come strutturato, agevola palesemente le famiglie che optano per la scuola paritaria. Di invitare la nuova giunta del Consiglio regionale a riformulare totalmente i criteri per l'assegnazione dei contributi, favorendo le famiglie con redditi più bassi e numerose e introducendo fra le spese rimborsabili quelle attualmente escluse, che di fatto precludono ai contributi tutti coloro che frequentano le scuole gestite da istituzioni pubbliche. L'emendamento è presentato dal sottoscritto e dal consigliere Vino.
però io non so il capogruppo indovino come fa a dire che un miseria di 15.000 euro sia un orecchio, perché cioè un miseria di 15.000 euro sono una tazza di proprietà e due stipendi che la gente di 1.000 euro al mese, se questa gente è ricca. Consigliere Ferrando. Grazie Presidente. Dunque, sugli aspetti di contenuto mi sembra che l'intervento è stato più che esauriente, mettendo in evidenza la natura strumentale di questa battaglia. Infatti io voglio fare questo intervento perché voglio capire, ma la sinistra perché continua a fare questa battaglia? Che è una battaglia che non ha nessuna ragione. Allora, in Europa siamo l'unica nazione che ha ancora ostacoli alla scuola paritaria. In tutte le nazioni uno può scegliersi la scuola dove andare e mi sembra che, voglio dire, per una posizione di sinistra, una battaglia di libertà per consentire la scelta a tutti i cittadini mi sarebbe sacrosanta. No, invece la sinistra italiana si arrocca e dice contro la scuola paritaria. Dal punto di vista delle normative, la questione dell'articolo 33 della Costituzione, come dicevano i colleghi, è assolutamente arbitrario, strumentale, perché si legge soltanto una riga, dimenticandosi tra l'altro che quella riga parla di istituzione di scuole e, come ben citava De Lorenzo, nello spirito si intendeva evitare che ci fosse l'automatismo di dover contribuire a chi voleva fare scuole. Allora, citare la Costituzione, senza poi ricordare che si parla di equipollenza per tutti quelli che vogliono scegliere, vuol dire essere proprio disonesti intellettualmente. E terzo elemento, c'è l'aspetto appunto economico. Allora, i suoi fondi zero, cara vicepresidente Locomoso e presidente della Commissione Educazione, i fondi zero che lei citava tempo fa, gli arriverebbero i fondi zero alle sue scuole statali se si facilitasse il fatto che la gente possa iscriversi anche se non ha i soldi alle scuole che sceglie. Perché, come si citava prima, più gente va alla scuola paritaria e più risorse vengono liberate per la scuola statale. Per cui veramente non ci sono ragioni. Io vorrei chiedere veramente perché si fa questa. L'unica motivazione, e credo che sia quella autentica, come si è visto nel recente referendum, grazie a Dio, è andato fallito al Comune di Bologna, dove soltanto il 15% ha aderito alla proposta A che chiedeva di eliminare i fondi si chiama cuore, asili, referendum che chiedeva di iscriversi su un finanziamento di 1 milione di euro. Chiedeva di iscriversi su un finanziamento di 1 milione di euro, ma sapete quanto è costato quel referendum? È costato 900.000 euro. Pensate all'assurdità di quello che questa posizione. Rivedete veramente la vostra posizione su queste battaglie, se no portate la gente ad andare contro un muro. E soltanto il 15% dei bolognesi è andato a scrivere che voleva la proposta A, che era quella che non era più per lì, per cui chiaramente è un fallimento colossale del referendum. L'unica motivazione, ripeto, è il fatto che non sta bene alla sinistra italiana che si possano fare delle scuole da chi non la pensa come noi. Questa è l'unica motivazione, è questa qui, perché alla fine si tratta di una battaglia culturale contro le scuole che sono fatte da gente che non la pensa come loro. E per chi è fautore dei valori della libertà, parliamo appunto anche oggi, abbiamo esaltato le figure della resistenza che sono battute per la libertà di questa nazione, e poi invece vi ritrovate ancora sulle barricate a impedire che la gente possa scegliersi la scuola. Cioè chi ha 4, 5, 6 figli non può scegliere dove andare a scuola. Per cui io veramente, soprattutto il Partito Democratico, che dà segni, no, maggiore larghezza di ragionamento, di pensiero, io chiedo di non sostenere anche questa, chiaramente l'emendamento è un palliativo per non scatenare una lotta fratricida all'interno della maggioranza, ma piuttosto non votiamo, asteniamoci, ma non si può sostenere una mozione
che, come in apertura diceva il collega Luzzi, non si capisce da dove piove. Il collega Tucci è in questo consiglio da 12 anni e all'improvviso presenta una mozione urgente. L'hanno toccata dall'altra zona. Evidente che c'è dietro un'operazione strumentale di misera politica, ma che non ha a cuore veramente la vita dei nostri cittadini. Io mi auguro che veramente non si arrivi a votare questa mozione e stiamo a vedere cosa accade. Grazie. Capogruppo la terza. Io sono già intervenuto, l'intervento è una domanda su, se si può dire, l'ordine dei lavori. Volevo chiedere chi è il primo firmatario di questa mozione. Può vedere un attimo sulla documentazione? Nessuno dei suddetti. Davvero? Vogliamo tutte le Sulla documentazione che ho io non risulta firmatario. No, è vero, Cribbio primo firmatario. Deve discutere di no, Cribbio. Deve discutere da capo con Cribbio. Cribbio, dai, ripresenta che ricominciamo. Perché ricominciamo? Dai, da capo tutto. Non c'è di chiamate di Santini. Non c'è quello che se ha senso continuare la discussione o insomma vuol dire il primo firmatario non ha iniziato la discussione. Non ha firmato. Allora, il primo nome che compare, che il presidente Tucci non ha firmato. Allora, vado a memoria, ma la mozione è stata presentata, è stata letta direttamente in consiglio dal primo firmatario, dal presidente Tucci. È stata presentata, letta in consiglio, si è aperta la discussione con la presentazione della lettura da parte del presidente Tucci, credo che quindi non ci siamo motivi per. Adesso arriverà il direttore e vedremo se può firmare. Direttore, vicepresidente Rosso. Ma ha firmato, basta dire questo, si può sapere. È stampato, c'è anche il motto. C'è fuori il direttore. Grazie Presidente. Alberto, ci vuole il direttore. È andato su, guarda se lì fuori. E che sia proprio stato riservato alla donna per la libera scelta, per cui esclusivamente alle scuole private. Per anni questo non ha avuto. Questo sistema non ha avuto nemmeno alcun limite di reddito. Se voi vedete negli anni passati il grafico che si è generato è un grafico per cui comunque in ogni caso il 96-97% dei fondi è andato a studenti di scuola privata. Ora non ci sono di scuola paritaria. La fonte ha detto. Io non ho interrotto. Sì, ma le fonti sbagliate. Ora non ci sono in questo ambito problemi di odio nei confronti della scuola paritaria o privata. Ci sono alcune considerazioni di fondo, per esempio posso dirlo tranquillamente, serenamente, ho un sussulto quando leggo l'elenco dei fondi che noi abbiamo distribuito con il diritto allo studio, tra i quali è compresa la lingua scuola via Bacismo, il cui costo è 8.000
e 500 euro annue diretta, per i quali il nostro contributo che noi togliamo a scuole che realmente ne hanno bisogno è una goccia di mare rispetto a quello che potremo dai genitori. Altrettanto non credo che veramente si tratti di disagiati scelta, per il semplice motivo che quando parliamo di scuole con questi costi, noi parliamo anche nel caso di un'altra scuola di una percentuale molto bassa della rete. Quindi la garanzia della libertà di scelta non esiste certo per i nostri scuole, che va però a scapito invece di ragazzi che potrebbero andare alla scuola statale e che hanno obiettivi e difficoltà invece nell'acquistare il libro di testo. E questa gente che comunque i buoni libri non possono mettere la cifra e comunque esistono problemi che non sono strettamente collegati solo al libro di testo. Esiste il problema del mantenimento del figlio a scuola mentre non va a lavorare, e per le superiori questo è un problema grave, gravissimo per moltissime famiglie. Allora noi rinunciamo a pensare alla libertà di scelta di mandare a scuola questi bambini, perché questi ragazzi, mandare a scuola questi ragazzi, perché ci sono famiglie che si trovano di fronte alla scelta di dire io non lo posso mandare a scuola, non a che scuola lo voglio mandare, ma proprio non lo posso mandare a scuola perché non ho i soldi a sufficienza, perché devo mandarlo a lavorare perché la famiglia ha bisogno. E poi invece ci preoccupiamo della libertà di scelta, della scelta della vita a scuola. Questo è l'unico, perché è una famiglia, forse l'esempio di una paritaria. Grazie Presidente, io con estremo piacere intervengo dopo la Presidente Rocco, che come al solito si rivela l'antidemocrazia. Allora, in questa città ci dite dove andare con la macchina, troppo aria di girare Facebook. Ci dite quando usare la macchina perché dovete fare le domeniche a piedi. Ci dite da che ora possiamo mangiare il gelato e oggi ci volete imporre dove mandare i nostri figli a scuola. Mi piace vivere in un paese libero e voglio continuare a vivere in un paese libero, e per questo che voterò contro questa mozione. Grazie, grazie. La prima volta che mi sento un po' di così giovane, così partendo dalle cose un po' più semplici, diciamola così, non è un problema confermare quello che già nella seduta di settimana scorsa confermavamo nel leggere la mozione, che è quello di un lavoro che Rifondazione Comunista da anni sta portando avanti su un territorio sui buoni scuola, anche quando il Consiglio regionale era presente il compagno Luciano Bonifacio. Quindi è un lavoro che parte da dietro e non è un problema far sapere che in tutte le zone si sta presentando la mozione, ed è vero, in alcune zone è già passata, è già stata approvata. Quindi siccome riteniamo che un lavoro deve essere concluso anche a livello cittadino, riteniamo che
ci sono dei tempi che non possono essere solo di una zona, ma quando si prende in esame la città, su alcuni temi è giusto che ci sia un raggiunto della valutare, e questo è quello che sta avvenendo. Settimana prossima ci saranno altre zone che discuteranno questa stessa nazione, così sapete nelle altre zone come andrà a finire. E manda un intervento a tutti nelle altre zone. Può fare quello che vuole. A me personalmente non mi tocca di quello che lei vuole. Ho ascoltato quando parlavo. No, io ho ascoltato, guardi, non si preoccupi, stia tranquillo che. Altra risposta semplice. L'onorevole Berlinguer non è del mio partito. Oh. E dal 1990 il PC non esiste più, è nata di Fondazione Comunista, l'onorevole Giovanni Berlinguer fu ministro, non è mai stato di Fondazione Comunista, cioè quando no, però si è detto che riascoltate. Riascoltati. Io non ho detto che era un partito. Scusami, infatti le cose che ho detto, io non ho detto che sono detto, non ero un cristiano, punto. Basta. Ecco, non ero che di questo di fuori, c'è la non ero un cristiano, punto. Potrebbe essere PRI, PRI, PSD, MSI, PDANSI, ma sono dei comuni, chiaro? E ascolta bene quando parlo. Lei è pregato di intervenire se io la cito, se non la cito sta lì buono e seduto, va bene, sta lì buono e seduto, quando la cito potrà parlare. Quando la cito potrà parlare. Vediamo il delirio di impotenza qua. Dopo le 11:15. Ragazzi, chiudiamo. In questo consiglio uno dei partiti che ha sempre sostenuto una battaglia contro il fondo al diritto allo studio e il finanziamento alle scuole private è stata Rifondazione Comunista e il sottoscritto da quando è il Consiglio di Zona. E nelle banche. Allora, la vostra arroganza e ignoranza, non vi permette di interrompermi perché io non ti ho interrotto, chiaro? E allora le vostre cazzate che avete sparato non avete mai visto a me intervenire per interrompere il vostro ragionamento, chiaro? Allora stai lì buono e zitto e ascolta. Non è un cane! Allora un po' di rispetto. Non è un cane, ma si comporta come? Io riconosco la storia di quello che io sto dicendo che non ho interrotto nessuno e non voglio essere interrotto. Non sto lo dica così se hanno parlato nomi di politici o di altri, perché non mi frega niente. Allora, stavo dicendo che la battaglia sui fondi ha diritto allo studio. È finito il punto. E soprattutto per il finanziamento alle scuole private, in questo consiglio di zona ha sempre fatto Rifondazione Comunista. Non è un caso che quando c'è stato un tentativo di cambiare, diciamo, rotta due anni fa con la delibera del Fondo del Diritto allo Studio, noi come Rifondazione Comunista apprezziamo quel percorso e che secondo noi non era sufficiente, andrebbe aumentato e rafforzato di più. Però, dopodiché in questo consiglio di zona il dibattito su come utilizzare o meno i fondi credo che non si debba interrompere al di là di quello che si possa pensare. Condivido la mia torta di bocca le parole sulla scuola di via Valcimon, la presidente Loponso, perché quello è un altro di quegli esempi che scelti della scuola pubblica che le ex amministrazioni di centrodestra a Milano hanno regalato ai privati
non solo con le rette che fanno parlare, ma anche con la pronuncia del quartiere, perché in alcuni momenti veniva chiusa la via, perché quando entravano, uscivano i ragazzi da quella scuola, non si poteva transitare da quelle parti, perché c'erano i vigili a fare le abilità e a tagliare il traffico da altre parti, perché quella era una scuola da tornare in privato, oltre alle rette, oltre alle rette, per favore, per favore, per favore. Per favore, no, non è imbarazzante lei, per favore, dopodiché nessuno dice che se io, se un genitore vuole mandare il proprio figlio alla scuola privata non lo possa fare, e questo non è mai stato detto da nessuno, né tantomeno da Rifondazione Comunista, mai. Rifondazione Comunista sempre combattuto e contrastato l'utilizzo dei soldi pubblici a favore delle famiglie che mandano i figli alle scuole private, perché è vero che si possono, che lo dice la Costituzione per fortuna, dove si dice che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato, il che vuol dire che lo Stato non tira fuori un centesimo per sostenere, per sostenere l'istituzione, ve l'ho appena letto, se quelle non sento un altro problema, enti e privati, enti, allora il fatto che non capisce se lo tiene per lei, glielo ripeto, io non lo interrompo, e allora stia lì zitto per favore, va bene? Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato, oneri sono i soldi, non sono le caramelle. La caramella buona è un'altra roba che lasciamo qui. Quindi ognuno può mandare i figli dove vuole, ma se sta poi rolando. No, dice la Costituzione, per favore, non la smetta di fare il cibo da guardare. Leggi l'articolo 34. Dopodiché, sarebbe opportuno che voi leggeste questo libricino qua, se avete voglia di... Presidente, tu ci vuoi oltre cose benissimo, per prendere i giorni di riposo. Allora, intanto, su un dato di... Dai ragazzi, vorrei ricordare che su 61.130 consiglieri, vorrei ricordare che tra il 2008 e il 2009 sono stati distribuiti 61.130 erogati ovviamente dall'amministrazione in base al reddito dichiarato al fisco dalle famiglie beneficiarie. Ci troviamo di fronte a un risultato concentrato, cioè soltanto il 25% dei beneficiari dichiara al fisco un reddito annuo inferiore a 30.000 euro, mentre tutti gli altri, cioè il 75%, dichiara redditi annui collocati tra i 30 e i 190.000 euro. Di questi, per essere ancora più chiari, ci sono 4.000 famiglie che dichiarano redditi compresi tra i 100 e i 200.000 euro. Dati presi da dove? Perché scrivo quella legge? Infatti, questi non sono dati presi da dove, a casaccio. Perché vede, questo opuscolo che ha dentro una marea di dati della regione Lombardia, delle erogazioni di fondi della regione Lombardia, oltre a quelli anche nazionali, non è mai stato smentito da nessun consigliere regionale, nessuna forza politica. Non lei ha smentito niente, perché lei non è in grado di smentire questo lavoro. Lei non è in grado di smentire questo lavoro, perché neanche le giunte regionali che sono passate prima di quella di Maroni hanno potuto smentire. E non solo, questo è un lavoro che viene utilizzato anche a livello nazionale, da altre regioni, per capire come funziona il meccanismo. Questo è un lavoro fatto da Rifondazione Comunista di Consiglio Regionale. Perché un po' di parte, la cosa più avverrante è che è di parte. La cosa più avverrante non è parte.
il condividere o non il condividere un ragionamento, è l'arroganza che una parte politica, soprattutto quella legata a CL e non solo, continua a difendere una cosa indifendibile. E questa arroganza la usate solo perché non avete la possibilità di dimostrare il contrario rispetto a questi dati, che neanche il Consiglio regionale in carica quando è stata la professione. L'assessore a 3 settimane fa ho smentito in commissione sette il Consiglio regionale. Presidente, non interrompete, andiamo avanti, vai, chiudiamo. Minacce le fanno solamente in questo consiglio di zona. Quindi attenzione quando si parla. Lei può leggere tutto quello che vuole, non mi interessa. Questi sono i dati reali raccolti dal consiglio regionale nel mandato legislativo, va bene? Quindi credo che sia importante anche avviare verso questa nuova amministrazione governata da Maroni, ed è per questo che si chiede l'approvazione di questa mozione in più delle zone, perché noi riteniamo che la Costituzione debba essere rispettata in tutte le sue parti e non che si debbano trovare cavilli per aggirare l'articolo 33, che ieri era chiamato buono scuola, oggi è buono. Non si chiama neanche così, Franco, guarda, no, non si chiama nemmeno così. Subito, si chiama aiuto, non si chiama nemmeno così. Non si chiama nemmeno così. Vabbè, ma non può dire una situazione. Presidente Ducci, un attimo. Consigliere Bianchi, quando le darò la parola, interverrà come hanno fatto tutti gli altri suoi colleghi. Adesso basta, perché è un tempo sufficiente che stiamo discutendo di questa mozione, cerchiamo di andare. Quindi se voi siete arroganti, perché l'emendamento proposto sia da accettare. Quindi accettiamo l'emendamento proposto. Probabilmente contrario a questa personaggio con i pescani, ma quello che mi fa più specie è che un capogruppo di un PD mi fa un emendamento sulla riformulazione del buono scuola, della loro scuola, cioè sconcertante, su una delibera della parte finale, in sostanza dice non dà più nulla alle scuole paritarie, ma tutte le scuole statali. Cioè io veramente rimango allibito dalla proposta del capogruppo. Non è che la tu mi metti l'impianto di una gamba sul naso, perché è una cosa allegorica, mi metti l'impianto di dire una cosa, rimoduliamo, vediamo, passiamo, alziamo l'ISE, su un impianto dove Tucci, che non parla più per milanese, nei suoi 3 punti finali dice non voglio niente, non voglio ricordare il buono, non voglio che i buoni vadano alle scuole paritarie, non voglio, io voglio avrei tutto e che vada solamente tutto quanto alla scuola pubblica. Cioè, ragazzi, avete conto la pagliacciata che state facendo? Ma io scusate, io farò da eco a tutti i cattolici che conosco, manderò almeno a tutti per dire come vi siete comportati in consiglio su un emendamento fasullo, solamente per tenere in vuoto una parte della maggioranza. Fate veramente che voi. Consigliere Abbiati. Cosa c'entra l'istruzione con la scuola? Grazie. Che parla gente. Vai a cagare. Consigliere, presidente Ducci. Il fatto di casa,
seri, consiglieri, state seri. E domani è venerdì. Va bene, Libu l'avete pagata? Perché c'è qualcuno? Che non ancora sta bene. No, è già intervenuta. Ha detto una marea di stronzi. Presidente, riesce a gestire l'aula o sospende il consiglio? I casi sono due. Cazzo, mi ha fatto eliminare, presidente, porca miseria. Gestisca Tucci. Io non mi rimetto a smontare da capo questa delibera, non è che con un emendamento che stavo a capo veramente, tra l'altro 15.000 euro, ripeto, cioè 15.000 euro sono un appartamento di proprietà che non vale neanche troppo, e due stipendi forse da 1.500 euro al mese lordi, forse, perché questi sono i dati. Questa mozione del premesso, non so se è un po' considerato, errori, è pieno di inesattezze, è pieno di falsità, e fa paura. Non si può votare un documento così, ma neanche con l'emendamento. Votare un documento così vuol dire dar per buono quello che c'è scritto prima. Vuol dire dar per buono questa. Non questo prendiamo, negli anni trascorsi dell'introduzione della legge 1-2000 fra le famiglie beneficiarie dello sconto del 5% avevano reso proprio tra i 30 e i 188 euro, ma se non può superare 30.000 di sé, tra l'altro quello minimo, cioè quello da 400 euro di buono, non quello di sostegno al reddito, perché lì puoi dire, puoi avere solo 15.000 euro di sostegno al reddito, di sé. Come può essere vera una mozione del genere? È fasulla, è piena di cose false, come potete votare? Ma anche con il vostro emendamento, non è che cambi qualcosa, va bene, cambia questi.